Amici di Rimedi Divini, quante volte vi sarà successo che state tagliando l'erba col decespugliatore e vi è finito il filo? La prima volta che lo comprate lo trovate già bello montato e tutto, ma poi avete difficoltà, soprattutto con alcuni modelli molto particolari come il mio. Sono stato ad impazzire e quindi ho cercato dei tutorial, non ce n'erano, e quindi adesso vi voglio aiutare, vi faccio vedere come mettere il filo in maniera automatica al decespugliatore. Come sempre non vi costa nulla, iscrivetevi al canale, lasciate un commento e lasciate un like sotto questo video. A voi non costa nulla, per me è fondamentale per la sopravvivenza del nostro canale YouTube. Questo è il maledettissimo filo ad avvolgimento manuale, vedete, ha una sola camera a differenza degli altri decespugliatori che ne hanno due solitamente, e la differenza sostanziale qual è? Che qui il filo non va avvolto prima, è quello che non riuscivo a capire. Quindi come si fa? Adesso ve lo faccio vedere. Per prima cosa, vedete, qui ci sono delle linee, qui passerà il nostro filo, va infilato qui dentro, vedete. Non vi preoccupate, spingete forte ed esce di qua. Una volta che esce di qua, lo dovete reinfilare qua dentro. Deve seguire proprio questa linea. Spingete ed esce di nuovo da qua sotto. E adesso dovete tirare e metterlo al centro. Una volta che avete centrato il filo, ve ne accorgete perché questi due lembi devono essere a pari più o meno, potete avvolgerlo sul vostro decespugliatore. Quindi cosa andremo a fare? Mettiamo la molla. Questa è una cosa che non ho mai capito, perché la molla cade sempre e non mettono un blocco, un fermo per la molla. Quindi un lembo del filo va qua dentro, questa maniera qua. Tiriamo, 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 deve stare bello dritto, vedete? L'altro lembo del filo nell'altro buchicino, questa maniera qua. E tiriamo, 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 tiriamo e tiriamo, deve stare sempre bello dritto, così. Appoggiate, controllate che la molla funzioni, vada su e giù, e mettete, scusate, il coperchio, questa maniera qua. Chiudete. Adesso non vi resta che spingere e girare il perno centrale finché non sarà tutto caricato il filo. Quindi vi lascerò un link in descrizione se ne trovo un modello simile. Vedete, il filo è stato messo. Adesso possiamo farlo girare. Vediamo, gira. Gira benissimo. Adesso mi posso fare tutte le rifiniture del prato che voglio. E se vi è piaciuto il video, lasciate un like e iscrivetevi al nostro canale YouTube. Alla prossima, ciao! Thank you.